L'oroscopo di Paolo Fox in diretta ai fatti vostri su Rai 2. Il popolare astrologo parte da oggi e fornisce previsioni su previsioni da qui alla fine di questa settimana. Le stelle dal 13 al 19 maggio 2024 con la sua classifica. Acquario, 12° posto. Siamo in un periodo importante che parte da settimana prossima. Ci sono però situazioni da affrontare con coraggio. Questa sarà la settimana delle discussioni. Per l'amore, andrà meglio nel weekend. Pesci, 11° posto, siete stanchi e lo sarete di più verso la fine di maggio. Spesso avete un ritorno al passato che non è per forza voluto da voi, che magari cercate di liberarvene. Inaugurate un percorso che vi porti lontano. Leone, 10° posto. Vi siete dovuti mettere dietro le quinte nelle ultime settimane. È meglio farsi vedere al top. Attenzione, ci saranno delle vittorie. Rivedete le vostre posizioni in amore. Andrà meglio dal 23 maggio. Sagittario, 9° posto. È un periodo interessante. Non covate amarezza dopo aver avuto un discreto successo. La competizione è parte della nostra vita. Ma non vi arrabbiate e soprattutto, non fate confusione in amore. Ariete, 8° posto. C'è una buona quiete e potrete sistemarvi. In arrivo un'estate importante per i sentimenti. Se si è chiusa una porta, si aprirà un portone. Se pensate di aver commesso un errore, siate più disponibili ad ammettere che forse, avete sbagliato. Gemelli, 7° posto, settimana prossima con Venere e Giove, nel segno sarà grandiosa. Avrete bellissime idee e potrete fare tante cose. L'amore è una pagina aperta da scrivere, e non vi limiterete, grande cielo. L'oroscopo di Paolo Fox, classifica settimana dal 13 al 19 maggio, il podio in diretta su Rai 2. Scorpione, 6° posto. Non ci saranno più opposizioni planetarie. Tutto sarà più chiaro nel corso delle prossime settimane. Venere contraria non aiuta, ma ci saranno belle novità. Parlate di voi e sfogatevi se state male. Bilancia, 5° posto. Riconferme assolute, giocatevi questo cielo importante. Investite sul futuro. Se volete qualcosa di bello cercate di lavorare per ottenerlo. Incontri piacevoli nel weekend e avrete tanto entusiasmo. Cancro, 4° posto, dopo un aprile movimentato ritrovate serenità. Guardiamo già al 2025, un anno ottimo per voi. Si sta aprendo uno scenario nuovo e chi era rimasto nelle retrovie, avrà un bel momento. Capricorno, 3° posto, siete più sereni e più facili all'innamoramento. Cercate di esprimervi al meglio dopo un aprile alquanto difficile e incerto. Vergine, 2° posto, dovreste lasciarvi andare all'amore. Il transito di Mercurio è intrigante per lavoro e buone idee. Ci sarà un recupero psicofisico. Toro, 1° posto, belle conferme da questa settimana. Dal 15 osate chiedendo qualcosa in più. Non abbiate paura del cambiamento perché è il sale della vita. Belle conferme per quel che riguarda i sentimenti.